Ma tre cose le possiamo dire con molta tranquillità. La prima è che di fronte a questa offensiva violenta e radicale c'è stata una risposta da parte di tutte le organizzazioni democratiche. La seconda è il ruolo decisivo che ha svolto l'ANPI, internazionale a livello torinese, per denunciare questa situazione nel coinvolgere la pubblica opinione. La terza è che tutti i partiti democratici, soprattutto di governo, adesso devono assumersi la responsabilità di dare risposte concrete ad un profondo disagio sociale che attraversa la nostra società. Sotto questo aspetto non è sufficiente l'ordine pubblico, ma noi crediamo che da un lato con la tutela dell'ordine pubblico e dall'altro con la risposta al disagio sociale si possa affrontare, si può affrontare dignitosamente e credibilmente la questione.